musulmani, cristiani, ebrei, i partiti politici senza le loro bandiere, perché i partiti politici hanno creato un voto. Se questi estremisti sono nati in Iraq, in Siria, perché c'è un voto politico lì? Bisogna ritornare a fare la politica. Io sono fiducioso che l'Italia possa fare una parte importante, ma anche un esempio di convivenza pacifica. Ci si sente meno sicuri? Quello forse no. Non è quello il sentimento principe che ho avuto. È forse più la rabbia per la mancanza di libertà di espressione. La libertà di stampa è un valore delle grandi democrazie, è un valore dell'Occidente, è un riconoscimento del primato della libertà delle persone rispetto ad altro. Bisognerebbe avere il coraggio di prendere questa bandiera della libertà di stampa come una delle grandi bandiere di libertà che in questo momento, se si vuole lavorare per la pace e la democrazia, devono essere issate senza tentennamenti. Ho sentito ieri l'imam di Firenze che comunque sia, nonostante quello che è successo, lui continua a dire che lui, in rappresentanza della fede islamica, continua a dire che sul Maometto, sul Corano, non bisogna fare satira. Quindi in realtà dall'alto non è che instigano la violenza, però comunque dall'alto non accettano ancora un livello di satira che invece è la cosa più bella e naturale che ci sia. Sono le moderne crociate queste. Oggi ho visto titoli: aggressione degli islamici, terrore musulmano. Chi usa queste espressioni, chi alimenta la guerra d'odio, chi alimenta le crociate, è pericoloso, ma è pericoloso per tutti i cittadini, perché esattamente quello che non si deve fare è rispondere al terrore col terrore, rispondere all'integralismo con l'integralismo, ma anzi illuminare ancora di più tutte quelle realtà, e sono molte, che nel mondo islamico sono i principali nemici di questi assassini, perché questi assassini in primo luogo odiano coloro che nel mondo islamico si battono per l'affermazione dei diritti contro tanti dittatori che ancora ci sono per il mondo. È possibile il perdono? Ma il perdono è un fatto cristiano, ma gli stati, i popoli, le nazioni, i governi, prima del perdono devono pensare alla tutela dei propri cittadini, delle proprie istituzioni, delle proprie tradizioni. L'attacco alla Francia è ovviamente un attacco all'Europa, al cuore dell'Europa, alle nostre tradizioni e alla nostra civiltà. E di fronte a tutto questo non si può girare la testa dall'altra parte. Non si rischia di aggravare la situazione, come per esempio successe in Iraq, quando si è, come in questi casi, in preda alla paura? Non so se in Iraq è stata aggravata la situazione, perché non sappiamo cosa sarebbe successo senza gli interventi in Iraq e in Afghanistan. Io vedo che adesso che non c'è più l'intervento in Iraq e in Afghanistan, il problema si sta spostando in Europa, quindi tutto è opinabile. Un semplice nodo in gola, un magone, paura, gran tristezza, grande vicinanza verso chi è più vicino alle vittime in questo momento. Finché ci saranno persone come loro saremo liberi, ma dobbiamo darci da fare anche noi. È commossa, cosa ha provato quando ha sentito la notizia? Quasi come ho sentito dell'11 settembre, guardi. Veramente l'ho sentito come una cosa che toccava tutti noi. Siamo tutti francesi, dice la gente, siamo in guerra, dicono altri. In realtà è probabile che sull'onda di questo gesto incredibile qualcuno soffi. Quel tipo di intervento che le superpotenze occidentali hanno scatenato contro il mondo arabo e hanno continuato a produrre disastri fino agli ultimi che abbiamo visto in Libia, e per non dimenticare la vicenda palestinese. C'è un modo sbagliato di rapportarsi con il sud del mondo e con queste realtà. Ovviamente questo non giustifica in nessun caso, per nessuna ragione, azioni sconsiderate, criminali, orribili come quelle di ieri. Perché in piazza oggi? Perché hai ritenuto importante esserci? Per difendere la libertà, per difendere il diritto di parlare, di pensare, e perché penso che di fronte ad attentati terroristici che rischiano di mettere in discussione la democrazia, la risposta migliore è rafforzare la democrazia e rafforzare il diritto di pensiero per tutti, che è l'unico modo per tenere insieme anche culture e etnie diverse. C'è un problema islamico in Italia, soprattutto al nord, come qualche politico sostiene? No, io credo che in questi casi bisogna
appunto evitare semplificazioni ed evitare di alimentare paure. Credo che sia sbagliato e sia pericoloso in questa fase, e credo che far prevalere la responsabilità significa affrontare i problemi, non far finta che l'integrazione è un fatto naturale, non si è solidali, diciamo così, d'animo, bisogna creare le condizioni, combattere le ingiustizie che ci sono e anche affrontare i problemi, perché lo scontro a volte tra italiani e stranieri nasce anche dai disagi che chiunque vive, compreso dai disagi che è italiano, sta vivendo. E quindi combattere le ingiustizie è la condizione, credo, per mettere nelle condizioni tutti di poter vivere dignitosamente con il lavoro che fanno.